Segretario, nel momento in cui dal palco un ministro di un governo tanto discusso parla del ruolo della scuola pubblica, è un discorso credibile, visto anche l'orientamento di certe politiche sociali anche riguardante l'istruzione? Il problema sulla scuola del nostro paese è stato che il governo precedente ha fatto molti tagli e questo governo temiamo si appresti sotto il nome di spending review a farne degli altri. Abbiamo sempre detto che questo è un errore che non si deve fare, che la scuola, una scuola pubblica, nazionale, laica, è la più grande risorsa democratica che ha il paese, è la risorsa per l'unità del paese, è la risorsa per dare una prospettiva alle ragazze e ai ragazzi anche delle zone più depresse del paese di non immaginare che non abbiano un futuro e un destino. Che significa una bomba in una scuola? Certo non dentro ma nei paraggi. Significa che ci sono degli assassini, delle belve, delle organizzazioni terroristiche, qualunque sia la loro matrice, che provano anche attraverso questa via a costruire paura, disorientamento e quindi a costruire un modello autoritario. I sindacati nella scuola ma anche nel mondo del lavoro cosa possono fare adesso? Possono innanzitutto costruire e mantenere quei legami di solidarietà e di risposta collettiva, perché chi crea paura cerca soluzioni individuali, mentre invece bisogna avere soluzioni collettive e può continuare a tenere alta la vigilanza, la capacità di osservazione affinché ci siano, che devono esserci le giuste reazioni.